Shalom a tutti voi e vi voglio augurare felice Shavuot. Shalom to all of you and just wish you a happy Shavuot. And tonight, because Shavuot, everything's about cheese, perché tutto il Shavuot riguarda il formaggio, faremo una bella ricetta molto semplice per fare il cheesecake. È molto buono. We're going to make a cheesecake because everything's about cheese. So we're going to do this in English and Italian because I only have the ingredients to make one. Lo faremo in inglese e in italiano perché ho gli ingredienti semplicemente per fare uno. Ok, sono Rabbino Harel Klint Frey e siamo qui a Perugia oggi celebrando Shavuot. Saremo svegli probabilmente non tutta la notte, ma cercheremo di fare il nostro meglio, perché durante la notte di Shavuot normalmente si sta svegli tutta la notte pregando e spendendo tempo con il Signore, e anche come fu per anche i primi credenti in Yeshua. Stavano insieme e poi è venuto lo Spirito Santo su di loro. We're going to try to stay awake all night. We probably won't make it, but we're going to have some fun doing it. So we're going to make some cheesecake. We've already made some other wonderful things here that I've seen Gabriella made earlier. Some flatter challah bread, cheese, and another type. So ci divertiamo mentre siamo un po' svegli pure, perché la Rebizin Gabriella pure ha fatto il pane challah a forma di scaletta, come avete visto prima in un altro video. She made another video regarding that, so you can see that. It's really fun. So now we're going to make some cheesecake. This is an Italian recipe that I got. È una ricetta italiana, questa ricetta di cheesecake. And it's cold. It does not get baked. It's not a baked cheesecake, okay? È un cheesecake freddo, non viene cotto. So first of all, calls for 180 grams of dried cookies. I know in America we use graham crackers, but we don't have those here, so we have cookies. And 100 grams of melted butter. Chiede i 180 grammi di biscotti secchi e 100 grammi di burro sciolto per la crosta. This is for the crust, obviously. Then for the actual filling, per la parte centrale, la crema, formaggio fresco spalmabile, 500 grammi, gelatina in fogli o gelatina in generale, 10 grammi, scorze di limone, che non lo farò perché non mi piace, panna fresca liquida 200 ml e zucchero a velo 130 grammi. So for the filling, it's fresh, Philadelphia style cheese, 500 grams, gel capsules, gel in some sort, 10 grams, fresh whipping cream or fresh cream, I should say. Also it says scorza di limone, which would be the grating of a lemon, the outside of a lemon. But I don't do that. We're going to do something else. And also powdered sugar, 130 grams. Allora, per fare questa cosa, prima di tutto metteremo questa parte perché non mi serve adesso. Faremo la crosta. We're gonna do the crust. I biscotti, the biscuits. Abbiamo usato questi tipi qua, ma potete usare quelli che volete. Ci sono i biscotti a saracena. There's different types of biscuits you can use, cookies, whatever you like, if you don't have graham crackers. So, and of course, we have our wonderful 100 grams of melted butter, 100 grammi di burro sciolto. C'è un pezzetto ancora, però è morbido, quindi va bene. Lo mettiamo insieme, we're going to put it together, obviously. And we're going to get our. Prenderemo la nostra spatolina qui, get a little spatula here. So we can get everything.
And we'll mix it all together. Adesso lo mischiamo tutto insieme. Ovviamente non ci vuole molto. Ho già frantumato i biscotti. Si può usare il robot. Io ho sempre usato un semplice mattarello perché costa l'elettricità. E poi sono un po' pigro, a mezzanotte non mi va di lavare tante cose. Già devo lavare un po' di altre cose. I didn't feel like getting out the food processor, so I just use a regular pin roller to crush the cookies. Electricity costs a lot more here in Italy than it does in the States. Plus, I don't feel like washing a bunch of things at midnight. Just not fun. So, here we have our mixture. Adesso c'è, diciamo, il misto del burro e biscotto. Diciamo, all'inizio facciamo con il cucchiaio, poi dopo lo faccio un po' con la mano, che è meglio. So first we'll use the spoon, then I'll use my hands to get it just a little bit better. Sembra che quasi quasi ci avrebbe un po' più burro. It almost seems like we could use a little bit more butter. Ok. Ci vedremo fra poco. Vado a prendere un po' più burro. See you in just a moment, I'm going to get some more butter. Allora, sciolto un po' più burro, so I melted a little more butter e l'ho messo qui. Perché stranamente alla ricetta, non so perché, sembra che non basti il burro per rendere. Diciamo bene le cose. Allora, so we need a little more butter to make it more sticky for the cookies. Può darsi, anche dipende dal biscotto, eh? Maybe it might depend on the kind of cookie too, I don't know. So anyway, great thing about recipes, as I always say to my wife, Rebizin Gabriella. She's gonna love this. The recipe is the foundation on which the city is built. La ricetta, come dico alla Rebizin Gabriella sempre, ci piace da molto questo, è che la ricetta è la base su cui si costruisce la città. Allora, l'abbiamo fatto. So we are finished now. Mettiamo qua dentro. Questo è la teglia con la carta da forno. This is just a deep round dish with the baking paper. If you're in the States, you can use Pam or some kind of cooking spray. Obviously, here we don't have such a thing that I know of in Italy, so we are going to use the old-fashioned way. In America, se state lì, potete usare lo spray non stick, che si usa molto spesso lì, che è a base di olio. Qui in Italia purtroppo non credo che ci sia, sarebbe molto comodo, ma c'è sempre il modo vecchio, antico, carta da forno, che diciamo che rende la vita abbastanza semplice. So. Non ve l'ho fatto vedere. I had shown you zucchero a velo, questo è dagli Stati Uniti, l'ho preso un bel pacco grande, circa 1 chilo. Mi piacciono quantità grandi per poter fare le cose. Siccome chiede 130 grammi solo per lo zucchero a velo, diciamo che è un po' difficile quando si comprano i pacchetti piccoli. Qua. Quindi stiamo facendo la base. We're doing the cookie base nicely. Sta venendo bene, abbastanza. Sempre un po' secco, sembra.
little dry still, but I think we'll be okay. Credo che andrà bene anche se forse ci voleva ancora un po' più buio. Non lo so. Vuoto è tutta a base di latticini, latte, yogurt, formaggi, che io ce l'ho pazzo per i formaggi, posso mangiarli tutto il giorno e non ho problemi, mi piacciono molto. I love cheese, it's all on the basis of cheese and dairy products this day and tomorrow, so I love cheese, I could eat it all day and not have a problem. Un regalo più bello della mia vita da mia madre, quando fu per un mio compleanno, erano tipo 2 o 3 chili di diversi formaggi. Li ho fatti fuori tutti quanti in 2 giorni e sono stato il ragazzo più felice del mondo. One of my best birthday presents I ever remember was my mom gave me about 3 or 4 pounds of cheese. I don't remember exactly how much, different types. And I ate them all in 2 days, and I was the happiest boy on the planet, probably. And no problems either. E non avevo problemi neanche lì, diciamo, come tanti hanno se mangiano troppi formaggi. Io sono immune a quel problema. Ok. La crust is ready, la crosta è pronta. Spero che sia abbastanza alta. I hope it's high enough. I don't know. We'll find out. If it's not high enough, we'll simply get some cupcake tin and we'll fill those up with the with some of the filling. Se non è abbastanza alto questo, possiamo prendere sempre le forme per fare i cupcakes, i muffin, riempiamo pure quelli con diciamo la parte cremosa dopo. Questa è la bella cosa di cucinare, puoi invitare quelli che vuoi. Allora, questo lo mettiamo a parte, è una protesta di sale. Prendiamo la ciotola grande, il big bowl. Allora, this one we can only pre-go. We're going to put this in the fridge for a bit to let it cool. Ok, salute, un po' di chinotto. Cheers, a little bit of chinotto, which is a drink here in Italy I love very much. Allora, quello sta nel frigo per, diciamo, mezz'ora. O nel freezer per 10 minuti. Sarebbe un po' esagerato, no? Adesso poniamo il fresco, formaggio fresco spalmabile, Philadelphia, potete prendere una marca, altro tipo di marca, non fa niente, Lidl, MD, Aerospin, quello che volete, Conad, è tutto uguale. Io vado semplicemente con questi qua perché costano molto meno e hanno lo stesso sapore della Philadelphia. La Philadelphia l'ho preso da Conad che stava in offerta anche e sono gli unici qui, almeno questi, che fanno la spesa a domicilio. I got this Philadelphia on at Conad here in Italy because I had it on sale, it was special, and
They're one of the few types of supermarkets that actually do home delivery for free if you order more than 90 euros of stuff. So that's what I did. Allora io ho ordinato più di 90 euro di spesa da Conad e me l'hanno portato tutta la spesa qui a casa, come sapete, gratuitamente. Ed è molto comodo. Se si potesse convincere Lidl, MD, Eurospin, Penny, tutti i discount di fare la stessa cosa, sarei l'uomo più felice del mondo. Allora. Per dire la verità, diciamo lì come sono le cose, mi piace molto fare la spesa. Mia madre mi ha insegnato a fare la spesa, mi piace fare la spesa. È un po' strano, ma dopo il Covid non mi piace più perché la maschera, la temperatura, tutte le cose che sono un po' scoccianti non mi piace più. Quindi. I used to love shopping. I used to love go grocery shopping. My mother taught me how to grocery shop and how to get a bargain. But since this COVID, I don't like it anymore. It's no fun with all the masks and having to measure your temperature and this and that. So I prefer to order online if I can. So please coordinate online for tonight. È più bello. Qualcun altro si può far pigiare perché non ho la macchina, devo andare con i trolley, perché anche quella è un po' difficile. Ok, 500 grammi di formaggio spalmabile, 500 grams of Philadelphia style cream cheese, Philadelphia and other cream cheese, and it's about more or less a pound. Yeah, I think. Zucchero a velo, powdered sugar. Un attimo, sono un po' stanchino perché è tardi. You have to pardon me, I'm a little tired. Allora, abbiamo anche fatto 10 grammi di gelatina. Non abbiamo gelatina in foglia, vi suggerisco di non andare al supermercato a prendere i foglietini di gelatina che costa pure un bel po'. Questo l'ho preso su Amazon.it. Ok, sono 2000 capsule di gelatina che noi le usiamo, prendiamo la mattina, aiutano a indurire le unghie e anche fanno bene i capelli, anche a tutto il corpo e le ossa. Proprio questi qua. I would not suggest buying gel in a grocery store. It's expensive and ridiculous. I got these 2,000 capsules on of gelatin capsules. They're not made from pig. Non sono fatte di maiale. On Amazon.it, which is the Italian Amazon. I don't know what it would be, how much it would be in America, but they're very cheap. Erano poco costosi and they're very handy. We take these in the morning for our fingernails or our hair and our bones. So, 10 grammi, 10 grams. Fatto stare nell'acqua fredda per 10 minuti. And let them sit in cold water for 10 minutes and wring them out. Sono 200 grammi di panna. 200 grams of the panna, of the cream. Riscaldata, calda. Dopo che stanno i 10 minuti nell'acqua, li fai schizzare e poi li metti nella panna calda. After 10 minutes of sitting in the cold water, you wring them out and you put them in the hot cream. Okay, so we're going to unite this with the sour, with the cream cheese. Uniamo con il formaggio. Philadelphia o formaggio da spalmare, quello che avete, insomma. Il signore ci ha già fatti anche essere intelligenti, che se uno può comprare gli stessi prodotti per meno, purtroppo qui in Italia
Tante persone sono fissate con la qualità, dicono la qualità è la cosa più importante. Signore e signore, andremo tutti a stare col Signore per l'eternità. La qualità del vostro cibo non ha niente da che fare con come siamo chiamati a vivere per Yeshua. Ok? Tante volte che Yeshua, i discepoli, tante persone nel passato in Bibbia, se andate a leggere, mangiavano solo pane, magari pane che era mischiato con l'olio d'oliva, ma non hanno mangiato chissà che cosa. Ok? Quindi, here in Italy, unfortunately, people are fixated with quality of food, but they don't realize it's all the same thing. And anyway, in the end, we're going to go home, be with Yeshua. Who cares? Many times in the Bible, you read somebody ate just nothing but bread mixed with olive oil for a year or something. Or, you know, one guy got fed some bread and meat. And we know who that was. Yohanan, John, ate locusts with honey. I don't think he was caring about what brand it was. Allora, Giovanni Battista, no? Mangiava locuste con miele, Elia mangiava il pane e carne portata dai corvi. So we put this together, ma abbiamo messo insieme tutta la cosa. Si è freddata la crema poi. Allora, dobbiamo, scusate, sono un po' stanco. Vorrei sapere un po' un attimo se si mette il zucchero a bello. Ah, sì, sì, il zucchero a bello si mette anche, se no, come si fa a farlo addolcire, no? C'è chi usa zucchero normale, anche zucchero di canna, ma questo richiede il zucchero a bello. Allora, io userò una cosa, la sporcherò stasera. La frusta. I will dirty up one thing tonight, the mixer, and we will mix this all together, get as much of this off the spoon as we possibly can. Anche delle ricette più complicate, io preferisco la ricetta più semplice. There are some recipes that are more complicated, I prefer the easiest. Sono quelle anche che si mettono al forno, come baked cheesecake, che è buonissimo, diciamoci la verità, non mi va stasera. E poi abbiamo già fatto un sacco di pane prima, quindi penso che siamo a posto, no? There are the baked cheesecakes. Those are really good, but I don't feel like making one right now. And plus, we've already made a bunch of bread. Rebbitzin made a lot of bread, so I think we're okay for the night with the oven. Anyway, mi piace le cose queste qua. Un po' più chinotto. Ok, quando si cucina bisogna vivere il momento. When we cook, we need to live the moment. That's what I say. I love cooking. I've cooked since I was 8 years old. And it's another passion of mine. Io cucino da quando ho 8 anni ed è una grande passione mia. Allora, invece della scorza del limone, si può mettere la vaniglia.
Questa è una vaniglia che ho preso dall'America, viene dal Messico. Instead of the grated lemon peel, we can put vanilla. I prefer that. Io preferisco la vaniglia. C'è l'essenza di banana, preso dal negozio cinese. Banana, essence of banana. You got that at the Chinese store. Essenza di rosa, anche preso dal negozio cinese. Ottimo. This is rose essence. I also got that at the Chinese store. Io credo che useremo un po' di essenza di rosa. Perché? Perché dopo andremo a mettere. C'è chi mette lamponi, kiwi. Abbiamo preso questa bella vaschetta di fragole. We got this beautiful thing of strawberries. So, you can use whatever you want. A proposito di fragole, credo che userò la base di banane. Banane e fragole sono amici. I just decided to change my mind. I think we'll use some banana because bananas and strawberries are friends. Like I said, I love the Chinese store here. It sells everything, including peanut butter, which is expensive here, but they sell it for very cheap. Mi piace il negozio cinese. Supermercatino perché hanno tutto quello che manca, diciamo, nei supermercati italiani. E poi anche il peanut butter, burro di arachide, che costa molto, non so perché, qui in Italia, ma lì costa abbastanza poco, mezzo chilo, un chilo, anzi, per 4,50 euro, e tante altre belle cose che non si trovano per buon prezzo, magari non si trovano a niente, si trovano lì. You can get things at the wonderful Chinese store you can't get in the normal supermarket here. Ok, ho mischiato l'essenza di banane. Sì. E magari anche un tocco di vaniglia. Come vi ho detto, la ricetta è la base su cui si costruisce la città. As I said, the recipe is the base upon which we build our city. Walmart, Mexican section. Okay, very cheap. Much cheaper than other name brands. Much better too. Molto meno costoso questo tipo di vaniglia che ho trovato nel reparto messicano a Walmart in America, anziché usare quella di quelle altre marche costose, ed è anche più buono come vaniglia. Se non avete vaniglia, o magari qui in Italia so che un po' non è facile perché si trova in piallettine piccole, si può fare la vaniglia da casa con l'alcol e proprio la bacca di vaniglia. Here in Italy, easy, not easy to find good vanilla except these little teeny small vials, so you can make it with just alcohol and vanilla beans, which is what many people can do. All right, allora vado a prendere la crosta alla base. I'm gonna go get the crust now. It's been in the fridge, I think, long enough. I'll be back in a moment. Tornerò fra un attimo. Penso che sia stato abbastanza tempo nel frigo. Bentornati. Welcome back. Allora, abbiamo preso una base dal frigo. We got the crust from the fridge. E mentre stavo via, ho tagliato anche delle fragole. While we were away, I was cutting some strawberries also. Allora, mettiamo, diciamo, la parte cremosa dentro la base. We're going to put the filling now into our cookie base, crust, whatever you want to call it. It's looking really good. Ovviamente sarà abbastanza alto perché non è molto, non è che ci sta chissà quanto al centro. There's not much. So it should be fine with the filling. Shouldn't be too tall. Sembrava che sarebbe stato molto di più. So
Seems like it was going to be a lot more. So anyway, allora, detto la base, su, andiamo più possibile. Chiunque abbia inventato questi tipi di spatole è stato una brava persona. Buono. Whoever invented these spatulas is a very awesome person. And allora, lo spalmiamo qua così. Spread it, obviously. I'm not really making this for the Americans. You guys, you know, we've been making cheesecake for centuries, whatever, how long. Started in Germany. Making this for people in English. We have many people watching from other countries, such as Africa, China, many, many countries, Russia, India. It's wonderful to think that there are so many people all over the world who love Yeshua, who actually do take the time to watch us. So thank you for that. Questo lo sto facendo in inglese, non tanto per gli americani che sanno come si fa cheesecake, che si è fatto da qualche 200-300 anni, perché viene da Germania, ma più che tutto abbiamo persone che ci guardano da India, Africa, altri paesi che magari parlano inglese, e siamo molto grati di questo onore, quindi lo faccio per loro. Allora, la base. The base is done. Cheesecake is done. And adesso si pone il cheesecake italiano nel frigo a rasodare per almeno 4 ore. We put the cheesecake now in the fridge. Let it get solid and cool and solidify for about 4 hours, and then we're going to eat. Dopo 4 ore mangeremo. E poi metteremo la frutta, qualsiasi cosa che volete. We'll put the fruit in whatever else you want. Qui c'è praticamente per guarnire lamponi o kiwi, quelli che dicono zucchero a velo, un cucchiaio, e panna fresca liquida 250 ml, and fresh liquid cream, not the kind that I put in there, but liquid cream and whatever kind of fruit you like, plus one small spoon of powdered sugar. This would be more for the topping, if you like. Questo è più per la parte che si mette sopra. Per fare tutta questa guarnizione. Io non lo faccio. Questo è Cheesecake Italia, Italy Cheesecake. As you can see, it's the red, white, and green. Really cute. Okay. Cheesecake Italia, ovviamente, per la bandiera italiana, ma non mi va di fare tutta questa cosa, quindi carina chi lo vuole fare, guarnizione con guarnire con questa panna con mischiato con uno zucchero a velo, se volete farlo ben venga, io me la mangio semplice così con delle fragole sopra. Buon appetito, buon appetito, and I hope you enjoy it wherever you are. May Yeshua bless you. May he keep you, may he make his face shine upon you and give grace unto you. Che il Signore vi benedica, vi dia la grazia, che la sua faccia vi... Buon Shavuot a tutti, happy Shavuot to all of you, and thank you for watching.